Buongiorno e benvenuti. Grazie per aver scelto ancora una volta i filmati della Ceppa Production. Siamo qui per presentarvi altre opere del maestro Cesare, opere che non erano mai state presentate nei precedenti filmati. Andiamo molto indietro nel tempo, per iniziare con un disegno a china e una foto degli anni 70, per poi proseguire con alcune opere degli anni 80. Maestro, ma il mare è così bello, perché non lo dipinge mai? Seguono le opere del 2004, l'anno in cui il maestro, dopo molto tempo, ha preso in mano il pennello e i colori ad olio. Gli alieni sono un tramonto, li puoi trovare di notte, perduti per strada, mentre leggono libri alla parte sbagliata, e capiscono sempre comunque ogni cosa. Come risaputo, il 2004 è stato un anno artisticamente molto fertile per il maestro, ma anche 2005 e 2006 sono stati anni ricchi di opere. Ha suscitato particolare interesse l'autoritratto in stile Raffaello, come pure l'ironica opera onirica che anticipa i temi legati agli alieni, c'è vita su Marte, ed è quello che ci chiediamo un po' tutti. Forse lo sei anche tu, mentre guardi ridendo quei volti stravolti, dall'ansia del tempo dei giorni violenti, perché conta solo il rumore del mare. Feuertrunken himmlische dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder.
Anche il 2007 è un anno degno di nota per l'artista che si esprime con l'omaggio a Pierpaolo Pasolini. Negli anni successivi seguiranno altre opere con una marcata impronta africana e poi con le atmosfere arabeggianti. E poi come non parlare del Voglio col quadrato magico, una opera emblematica che sa che è un giusto misto tra creatività e razionalità matematica. Per finire due opere recenti, un omaggio al maestro Negrini, così rispettoso, questa non è una sirena, e quindi l'allegro quadro per gli amici sposi a A e Pipino. Grazie.